Bentornati su CardioSonaria.it. Oggi iniziamo una nuova serie di video. Spero in futuro di avere un po' più di tempo per fare video. Quelle che vedete alle mie spalle fanno parte della mia galleria d'arte sacra digitale che si chiama Digital Sacred Art. Sono solo alcune delle mie opere, dato che ne ho realizzate più di 100. In futuro ve le descriverò, ve le presenterò magari una ad una, descrivendovele anche nei particolari. In questo video iniziamo però con un argomento importante, però allo stesso tempo abbastanza rapido da spiegare, e cioè perché Gesù Cristo iniziava spesso a parlare ripetendo in verità vi dico, talvolta anche due volte. In verità vi dico. Faceva questo perché, essendo le dimensioni 5, chiaramente non ci sono i cartelli tra una dimensione e l'altra, vi sono poi anche infinite infradimensioni, ma è vero che c'è un punto, anche se, ripeto, non è netto, da dove si inizia in modo importante a percepire una differenza. I sensi stessi dell'essere umano non riescono ad andare oltre la terza dimensione, dato che i sensi dell'essere umano sono prettamente tridimensionali. Di conseguenza non posso andare oltre la terza dimensione. È la coscienza stessa dell'essere umano che perché nella prima e nella seconda dimensione non c'è nulla, non c'è vita. La coscienza stessa nell'essere umano tira su la terza dimensione. E dunque i sensi umani, che sono un riflesso della sua coscienza, fino a che l'essere umano non riesce a rientrare in se stesso, a contattare le dimensioni superiori, rimangono in terza dimensione, rimangono prettamente di terza dimensione. Fintanto che non si espandono, non si completano con l'essere. E l'essere, che non è più soltanto di terza dimensione, e di questo io parlo in modo specifico e dettagliato sul sito iosonolavia.it che vi invito a visitare. Dunque, qual è il motivo perché Gesù Cristo continua a ripetere in verità, vi dico? Perché nella terza dimensione è molto facile mentire, dato che è una dimensione dove, nonostante vi sia un certo livello di coscienza, c'è ancora un alto grado di separazione tra l'io mentale e l'essere sentimentale. Significa che in terza dimensione, sebbene voi riusciate a mentire, vi accorgete che dentro di voi c'è qualcosa che vi dice che non dovete dire le bugie. Quando mentite non siete tranquilli, tant'è vero che la macchina della verità si basa solo su questo tipo di dinamica, proprio su questo tipo di dinamica psicologica che mette a nudo proprio il disagio psicologico dell'essere umano che mente. Nonostante questo, in terza dimensione si riesce molto bene ancora a mentire senza fatica. Tant'è vero che purtroppo la terza dimensione è impastata di menzogna. Non è così però nella quarta e nella quinta dimensione. La quarta dimensione, che è la dimensione dove ci sono le potenze angeliche e le potenze arcontiche, è già molto diversa. In quarta dimensione si fa molta fatica a mentire, tant'è che se voi chiedeste ad un demone di raccontarvi una bugia, pur volendo, dovrebbe fare molta fatica a mentire, perché la quarta dimensione, da questo punto di vista, è molto più connessa, ed anche i demoni, pur non avendo un'anima, comunque devono fare i conti con questo tipo di dinamiche, e anche i demoni più potenti fanno molta fatica. Esistono dei demoni che riescono ancora a mentire, però proprio in virtù del fatto che riescono
a sopportare, essendo i demoni più potenti, questa dolore che viene dal fatto di andare proprio contro la dimensione laddove loro sono. Questo lo potete verificare anche se vi capita di vedere qualche ipnosi regressiva. Voi vedete che i demoni vengono interrogati e 99 su 100 raccontano sempre la verità. E non è che se potessero raccontare le bugie non lo farebbero. Dunque, se in terza dimensione è facile mentire, in quarta dimensione diventa molto difficile, man mano che ci avviciniamo alla quinta dimensione diventa impossibile, perché la quinta dimensione è la dimensione di Dio ed è puramente sentimentale ed il sentimento è verità. La quinta dimensione è Dio stesso, è questa grande intelligenza elettromagnetica che comprende tutte le dimensioni inferiori e che le compenetra e che le organizza, che le innalza dove non si può assolutamente mentire. Lì si può parlare soltanto in verità. E dal momento in cui, come Gesù Cristo, si è riusciti ad attivare in se stessi un certo tipo di vibrazione, e cioè si è realizzato l'io sono, di cui ci parlava Gesù Cristo, perché non a caso Gesù Cristo continuava a ripetere io sono. Non è che lo faceva come lo fanno i politici quando sono in campagna elettorale. Ogni parola di Gesù Cristo aveva un risvolto esoterico, aveva un doppio senso, andava indagata esotericamente. E dunque io sono significa io sono, e cioè io riunito all'essere, io mentale riunito all'essere sentimentale, non più distaccati, non più l'io mentale che racconta le bugie schiacciando l'essere sentimentale. Dal momento in cui si riesce a portare avanti questo tipo di compenetrazione tra io ed essere, e cioè tra io ed anima, si realizza il matrimonio alchemico e si innalza il figlio dell'uomo. Ed il figlio dell'uomo, molti si chiedono come mai Gesù Cristo, se era figlio di Dio, si riferiva a se stesso, si faceva chiamare anche figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è in verità la vibrazione del Cristo dentro l'uomo, perché soltanto l'uomo nella carne, soltanto l'essere umano può innalzare nuovamente Dio dentro se stesso. La vibrazione che viene generata dal matrimonio alchemico, dalla compenetrazione di io ed essere, è il Cristo solare ed è un nuovo sole che nasce nel petto dell'essere umano. Un nuovo sole, non un sole fisico, ma un sole di antimateria, un sole nero, il sole nero, un sole alchemico, un nuovo sole, una nuova matrice solare che viene generata proprio nel petto dell'uomo. E questa è la vibrazione di Dio nell'uomo, è Dio che rifà se stesso nell'essere umano. Dal momento in cui si riesce a portare la quinta dimensione dentro di sé, e cioè a generare un altro Dio in divenire dentro di sé, a fare uno con la propria anima, perché l'anima non è altro che il seme di quinta dimensione che Dio ha deposto dentro di noi. E quando noi ritroviamo l'anima e la compenetriamo e realizziamo questo tipo di vibrazione, conosciamo Dio. Infatti, sempre esotericamente, Gesù Cristo diceva: chi ha visto me ha visto il Padre. Ma ogni volta che diceva così, non si riferiva a se stesso come uomo. Si riferiva sempre a questo tipo di vibrazione. Ora, chi ha realizzato nel suo petto questo tipo di vibrazione, non soltanto quando mente sente un piccolo disagio, non può più mentire.
può parlare soltanto in verità. E dunque della parola di Gesù Cristo si poteva fidare ovviamente ciecamente. E lui stesso iniziava le sue frasi dicendo: in verità vi dico, come a dirvi, io parlo dalla verità di Dio, non parlo dalla quinta dimensione, cioè dalla terza dimensione. Io sono in questo momento davanti a voi, in carne ed ossa, in terza dimensione, ma la vibrazione che ho dentro mi consente di parlarvi dalla quinta, e dunque io vi parlo in verità, e cioè da una dimensione che è Dio ed è puramente sentimentale, e nel sentimento non può albergare alcun tipo di menzogna. La menzogna alberga soltanto nel ragionamento logico. I sentimenti non mentono mai. Dunque, le parole di Gesù Cristo, che non erano altro che sentimenti articolati attraverso l'io, non era l'io che andava avanti da solo e si inventava che cosa dire. Ecco, spero di essermi più o meno spiegato. E niente, concludo spronandovi a continuare a guardare i miei video e soprattutto a visitare il sito iosonolavia.it. E iscrivetevi anche al canale, commentate se volete e alla prossima. Ciao e grazie.